oggi sono qui con un video sulle candle, delle candele nuove che sono uscite da poco, dal 1° marzo sono disponibili alla vendita, candele sulle quali abbiamo fatto anche una lotteria che si è chiusa ieri sul gruppo Y Candle Mania Italy, come sempre link sotto, e, candele che ci sono state gentilmente offerte da Nicola Ceretta, che è il distributore unico italiano per le Country Candle. Parliamo appunto delle Country Candle, che sono delle candele appunto americane uscite, ripeto, nel mercato italiano da pochi giorni praticamente. Sono candele che fanno parte diciamo della Kringle Candle, sono candele che sono prodotte dalla famiglia Kittredge, come se si pronuncia così, non lo so, ma va bene. Quindi, come voi forse sapete, perché in qualche altro video forse l'ho detto, la famiglia Kittredge è la diciamo fondatrice, quella che fondò la Yankee Candle. Ora hanno in mano altri marchi appunto come la Kringle Candle, e hanno prodotto anche questa linea di candele che si chiamano Country Candle. C'è un sito dove si possono comprare, Casa Regali, io vi metto sempre il link sotto, e una pagina Facebook dedicata appunto a queste Country Candle che si chiama Country Candle Italy, Italia, scusate, e vi metto sempre il link sotto, cioè una marea di link che non potete averne un'idea. Mi hanno inviato alcune, Nicola mi ha inviato alcune di queste candele e sono tutte qui dentro, me le ha inviate nel formato Daylight, che è questo. Ci sono però anche altri formati, cioè i formati classici di jar, grande, piccola e media. Se vi faccio vedere cosa mi ha mandato, vi dico un po' le mie prime impressioni. Allora, si presentano appunto così, le label sono stampate qui davanti, metti a fuoco per favore. Le Daylight sono fatte in questo modo, sono tutte bianche e hanno dei profumi buonissimi, io sono rimasta proprio colpita, sì. Ora io devo ancora provarle da accese, ma hanno dei profumi buonissimi, adesso io ve li racconto e vi dico qual è la mia preferita. Mi sarei aspettata che mi piacesse, ma non pensavo che diventasse proprio la mia preferita fra quelle che ho, diciamo, annusato. Allora, questa è Vanilla Orchid, dopo 8 ore la metti a fuoco, vi ho già fatto vedere, diciamo, la label. Allora, questo è un profumo molto dolce, a me ricorda, si sente la vaniglia ovviamente, io il profumo dell'orchidea non so che profumo sia perché non... però si sente una specie di sottofondo fiorito, ma non il fiorito classico della margherita, una specie di sottofondo fiorito che smorza un pochino questo odore dolce, molto dolce ovviamente, della vaniglia. E mi ricorda il profumo di una crema corpo, non so come definirlo, molto avvolgente, sì sì, molto buona. Vanilla Orchid, poi Harvest Moon, questa per me ha una label bellissima, cioè io non so se voi riuscite a vedere bene, ti prego metti a fuoco, se no non so cosa faccio. Ecco, questo paesaggio un po' di campagna con quest'albero e quella luna, bellissimo. Da vedere così, questa io me la sarei aspettata completamente maschile, cioè nel senso che mi sarei aspettata uno di quei profumi che a me comunque piacciono molto, in realtà no, in realtà ha un profumo da donna. Io, voi sapete, non leggo le descrizioni, quindi potrei dire delle stupidaggini fuori dal normale, ma io preferisco così. Sì, mi ricordo un profumo da donna che non, del quale non ricordo il nome, comunque un profumo storico. Quasi una punta anche qui di ma vorrei avere la subito, mi sembra una punta di crema solare, non so. Comunque molto buona, è una sorta di profumo da donna molto femminile, entrambe profumazioni mai sentite. Io le sto prendendo ovviamente a caso, poi questa flannel che c'è, cioè, veramente la label stupenda anche questa, perché c'è una coperta ovviamente in flanella. Questa, ecco, ha una punta per me di profumo maschile, però anche questa, però anche questa è molto calda e avvolgente, è un profumo, sì, che ha una nota maschile. Io non so le note olfattive di questa candela, però sì,
Sì, questa ha una punta maschile restando però comunque molto calda. Buona, molto buona anche questa. Questa potrebbe piacermi moltissimo. Poi veniamo a questa hot chocolate. Vedete, nella label c'è una tazza di cioccolata con marshmallow e cioccolata pure sopra, una porcata pazzesca. Questa mi ha lasciato senza parole, pur io non amando tantissimo i profumi dolci. Questa è esattamente il profumo della cioccolata calda. La cioccolata calda in tazza. Molto molto veritiera, Marta è d'accordo, sentite? Molto molto veritiera. Ecco, una delle cose che mi ha stupito, diciamo, di più di queste candele, per il momento ovviamente, poi mi riservo di provarle meglio e capire cosa ne penso, è proprio il fatto che sono molto molto veritiere come profumi. Difficilmente si riesce, a mio avviso, poi non so, quando si parla di cibi o di bevande, bevande dolci, eccetera, eccetera, riuscire ad azzeccare e non rendere un odore chimico, insomma, ovviamente. Proprio, cioè, veritiera al massimo. Questa è buonissima. Di questa me ne ha mandate due, tanto per farmi ingrassare altri 2 kg. Ecco qua, questa è Coffee Shop. Coffee Shop è allora, questo è proprio, allora, io appena l'uso sento odore di caffè. Caffè solubile. E c'è una punta di latte come profumo, però proprio una punta, più che altro è caffè per me. Sì. Buona anche questa, è molto veritiera, sembra l'odore del caffè solubile, forse non proprio quello del caffè espresso, però a differenza di molti altri marchi, perlomeno io non ne ho usate tantissime di candle al caffè, però quelle che ho usato, sì, molto buone alcune, però di caffè avevano poco, perché voi sapete che all'estero il caffè viene condito con qualunque cosa, di conseguenza per gli americani soprattutto il caffè, l'odore del caffè non è quello che noi pensiamo, ma è altro. Questa è una di quelle che ci somiglia di più. Si sente comunque una puntina dolce data dal latte, però si sente molto molto il caffè. Questa è un'altra, Peach Bellini, questa è un'altra di quelle che mi ha stupito tantissimo. Io detesto la pesca nelle candele, non mi piace, ma questa sa proprio di pesca, sa proprio di Bellini. Allora, il Bellini è un, per chi non lo sapesse, cioè è un cocktail che si fa col succo di pesca e la polpa della pesca e lo champagne o comunque il prosecco. Ed è un cocktail che è stato inventato dall'Eres Bar di Venezia, quindi, ed è un cocktail diventato famosissimo, un po' più che altro un aperitivo, più che cocktail, ma anche cocktail, che è diventato famoso in tutto il mondo. Quindi sì, io qua riesco a sentire il profumo della pesca, anche qui molto veritiero, e una puntina di frizzantino, che bisogna vedere se questa punta di frizzantino la mantiene da accesa, che proprio può ricordare davvero l'odore del Bellini. Sì. Ecco la mia preferita. Ta-da! Questa veramente, alla rovescio, la faccio vedere, sì, molto bene. Questa è la mia preferita in assoluto. Spero veramente che da accesa non perda nessuna delle sue caratteristiche, perché per me è squisita. Allora, per assurdo, pur sentendosi, io sento pochissimo la mela. Si sente molto molto bene il lime e anche molto bene il coriandolo. Cioè, questa per me è azzeccatissima. È un mix di profumi limonosi, non so come dirvi, nel senso che comunque ovviamente c'è lime. Bravissima, come sempre. Ovvietà. Di profumi limonosi, di profumi freschi. Cioè, è una specie di mix tra appunto profumi, per esempio, che io li chiamo adatti alla cucina, ma anche profumi che sanno di pulito. Non so come definirla in maniera migliore, però questa è in assoluto la migliore che ho annusato adesso, insomma, fra quelle che ho ricevuto. La proverò e potrebbe molto allegramente scapparci il Jarrot. Jarrot! 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 Questa Balsam and Cedar, penso si dica così, voglio fare l'inglese.
Secondo me, se qualcuno della famiglia Kittredge vede uno delle mie review, cambia mestiere. Molto bene. Questa sì, vabbè, è la classica balsamica in cui si sente appunto l'odore proprio degli aghi di pino. Fresco, come voi sapete che a me piacciono queste balsamiche, cioè una cosa che non mi piace a me. Vabbè, e, adoro. Poi Lemon Lavender è un tipo di fragranza che fa anche un'altra azienda che io detesto, cioè proprio la odio. Provai una tartina anni fa e, pur amando la lavanda, per me il mix che ne risultava era tremendo. Questa è molto diversa per me. È chiaro che il mix sono quei due. Io qua sento prevalere tanto il limone, a differenza dell'altra, della quale io purtroppo non sentivo prevalere nel limone la lavanda, e per me l'odore risultava terribile, perlomeno in tart. Questa è molto buona, si sente la puntina di lavanda e il limone. Però ne risulta un profumo fresco e delicato. È proprio buona, cosa che non l'avrei mai detto, perché io Lemon Lavender, no. Vediamo questa che è l'ultima. Cotton Fresh, voi vedete che sono dei panni stesi che svolazzano allegramente davanti a un fiume in aperta campagna. Ecco il trapano che ci fa compagnia. Questa ha il classico odore, il classico profumo che io definisco profumo di pulito, sì, ma profumo di pulito per gli americani, cioè nel senso che io lo adoro in tutte le sue salse, perché voi sapete che io ho la sindrome della vera lavanderina, e l'ho detto in mille video, a me qualsiasi cosa sappia di pulito, ovviamente senza il sentore del bagnato che alcune candele hanno, lo adoro da morire. Questa è buonissima. Ha proprio il classico profumo della lavanderia per me, buonissima. Cioè, per me non esiste un profumo più buono del profumo del pulito, dei panni puliti. Per cui ogni volta che viene fatta una candle che ha questo profumo e riesce a cogliere questa cosa, io impazzisco. Mi eccito proprio. Molto bene. Io ho finito qui, vi ho fatto vedere quello che Nicola mi ha mandato, lo ringrazio ancora, vi invito a visitare la pagina Facebook Country Candle Italia, vi lascio sempre il link sotto, se volete qualche informazione ovviamente io vi rispondo per quello che posso, altrimenti se volete provarle le trovate sul sito Casa Regali. Io vi saluto e vi ringrazio tantissimo, ciao ciao!